Cartone preferito di Tito? Peppa Pig! Wow! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Specialissimo, intanto non saremo soli. Sai Tito a fare questo video? No, 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 perché questo è un video in collaborazione con Laura di Hippie Witch, un canale bellissimo. Ciao Hippie Witch! Si chiama Hippie Witch. Ah, Hippie Witch, ciao. Allora, Laura di Hippie Witch fa riciclo creativo e insieme abbiamo deciso di fare felici tanti bambini. Evviva! Perché oggi parleremo della mitica Peppa Pig. Peppa, ciao Peppa Pig. Il tuo cartone preferito, sì. Anche quello di Poti, vero? Sì. Se ne fanno scorpacciate. Innanzitutto permettimi un attimino di fare la persona educata. Saluto Laura. Ciao Laura, ciao canale di Hippie Witch. Ciao, è un canale, grazie. Bellissimo, si tratta di riciclo creativo. Se non lo conoscete, sicuramente lo conoscete perché lei è sul web da molto più tempo di me. Ma se non lo conoscete, vi metto qui il link al suo canale e ve lo metto anche nel box informazione. Andatela a visitare perché rimarrete veramente, veramente sorpresi per quante cose carine lei riesca a creare. E insieme a lei tratteremo l'argomento Peppa Pig. Lei vi farà fare un lavoretto con riciclando non so cosa, perché adesso lo andrò a scoprire anche io, e noi invece vi insegneremo a disegnare la piccola Peppa. Sì, con tante matite! Con tante matite colorate! Ed è un video anche molto 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 speciale. Perché? Perché ci sarà alla fine un bellissimo giveaway per i bimbi. Yeah! Argomento del giveaway, Peppa Pig, tanti regali che parlano di lei, quindi guardatevi come si disegna. E dopo, nella seconda parte del video, vi dirò per partecipare al giveaway cosa dovrete fare. Un sorteggio! Sei contento di imparare a disegnare Peppa Pig? Certamente, grazie. Pensi che a colori un possa servire? Tutto serve a colori. Sì, perché disegnando Peppa Pig, così anche a colori vedranno questo cartone. Allora Peppa, saranno grazie. Felicissimi tutti i bimbi. Anche lì, anche su Colorium, arrivo ovunque Peppa. E allora spostiamoci sul tavolo da disegno e andiamo a imparare a disegnare la piccola Peppa. Andiamo! Allora bimbi, siamo pronti per imparare a disegnare Peppa? Allora, Peppa ha la facciona che è molto simile ad un numero. Vediamo se riusciamo a capirlo. È il numero 1, Tito? Credo di no. Numero 2? No. 3? No. 4? No. 5? Sì. No. No, scusa. Tito, sai contare? Allora, è il numero 6, infatti il numero 6 è così, giusto bimbi? E Peppa ha una faccia molto simile a questo numero, guardate, facciamo un enorme numero 6. Però non chiudiamo il 6, non arriviamo fino alla fine, va bene? Lo lasciamo un po' aperto. A questo punto cosa facciamo? Allunghiamo un po' questa parte. A questo punto, da questo lato, facciamo partire, che si incrocia con la parte finale, il nasino di Peppa, così, ok? Quindi da questo punto a questo punto dobbiamo crearle proprio il posto per le narici. E allora facciamo una curva verso l'interno, così, è una curva verso l'esterno, così. Bene, adesso dobbiamo fare il nasino, che sono due tondini, uno qua e uno qua, così. E dobbiamo fare anche le orecchiette. L'importante nel disegnare Peppa è far incastrare sempre i pezzi l'uno nell'altro. Le orecchiette, infatti, lei le ha che entrano dentro la linea della testa, quindi una, così, e due, così. Devono entrare proprio dentro. Va bene, bimbi? Bravo, ombri! Gli occhi sono facili facili. Cominciano in mezzo, un po' più avanti, alle orecchie, e sono due palline. Una e due.
e poi la bocca e un bel sorriso. E poi Peppa naturalmente ha la sua guanciotta colorata. Mettiamo anche le pupilline e il più è fatto. Adesso però manca il vestito di Peppa. Peppa ha un vestito molto semplice. Una curva di qua, una curva di là e si unisce con una linea bella dritta. Ok bimbi? Adesso mancano i piedini. Allora, mettiamo un piedino fatto così con una stanghetta, un piedino fatto con un'altra stanghetta e poi ha delle scarpine fatte così. Bravo Ombri! Ora tocca alle braccine, le escono da una parte e dall'altra. Come misura, insomma, attaccano più o meno dove finisce il mento. Quindi voi fate questa linea così immaginaria e mettete un braccino qui, uno, e un braccino qui, due. E Peppa ha solo tre dita, ricordatevelo, quindi sono 1, 2 e 3 di qua, e mentre di qua sono 1, 2 e 3. Ah, e poi Peppa ha una coda ricciolina. Come tutti i maialini. Come tutti i maialini, che comincia da qua e fa così. È una E. Proprio una E, fate la doppia e vi verrà meglio, così, ripassatela, così vi verrà più spessa. Bravo! Adesso, per colorare Peppa, l'importante è rendere bene il disegno e cancellare la matita, perché se voi guardate bene il cartone, non si vedono i bordi neri, ma si vedono dei bordi un po' più scuri del colore di cui poi è riempito lo spazio. E allora dobbiamo giocare con due tipi di colore, il colore a spirito e il colore a matita. In modo che i bordi esterni ci verranno più scuri, fatti con il colore a spirito, mentre l'interno del colore ci verrà più chiaro, fatto con la matita. E passando il colore a spirito prima, potremo cancellare tutta la matita e ci rimarrà solamente il colore. Volete vedere come? Guardate. Tra tutti i rosa che avrete nel vostro portacolori, scegliete naturalmente quello che assomiglia di più al colore di Peppa. E piano piano cominciamo a ripassare tutti i bordi, così 1, 2, 3. Benissimo. Adesso anche i cerchietti degli occhi, Peppa Rosa, 1 e 2. Perfetto. La guanciotta coloratela tutta col colore a spirito. Per colorare col colore a spirito dovete essere molto veloci e fare dei tratti vicini e sottili uno accanto all'altro, così. E poi ripassare tutto a giro giro fino al centro. Bravo Ombri! Olè. Adesso prendiamo un rosa un po' più acceso. Con un rosso, un rosa un po' più fucsia, facciamo la boccuccia. Sicuro li fanno vomitare. Bene, adesso prendiamo il nero a spirito. E col nero invece facciamo i puntini degli occhi. Ok, la nostra Peppa sta venendo fuori e adesso con un rosa un po' più cupo facciamo le narici. Okay. Sempre con il nero, mentre che ci siamo, ci portiamo avanti e facciamo le scarpette. Una. E due. Ok bimbi, a questo punto facciamo il bordo del vestitino. Il vestitino di Peppa è rosso. Prendiamo naturalmente per farlo un bel rosso a spirito, che scriva molto bene.
perfetto. Lo facciamo asciugare un attimo e cancelliamo tutti i bordi della faccia di Peppa. Guardate, guardate. Tutta la matita, piano piano, tenete sempre il foglio sopra e sotto in modo che non si accartocci sotto le manine una volta che cancellerete tutti i tratti. Non toccate le braccine ancora. E le gambine. Per le braccine e le gambine dovete prendere un altro rosa, che deve essere dello stesso colore più o meno del rosa che userete a matita per riempire l'intera faccia. E qui dovete colorare tutto. Quindi tutto, tutto, va bene bimbi? Tutto l'interno, non i bordi, l'interno di quello che avete disegnato. Uno, due, tre, dall'altra parte, uno, due, tre. Bravo Ombri! Come fa la canzoncina del nonno del treno? Non lo so. Lo sai, Tito. Bong bing bong. No, ciuf 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 ciuf. Il treno fa. Le sappiamo tutte, Tito, le canzoncine. E continuiamo a cancellare tutti i bordi della matita a questo punto. Tito si vergogna a cantare le canzoncine. Cancellate tutti i bordi. Ok, tutti i bordi cancellati. Adesso coloriamo Peppa. Papparapappa. Allora, con un rosa carne, coloriamo l'interno. Vi ho già insegnato come si colora, vero bimbi? Diglielo Tito come si colora. Tante asticelle vicine. Una vicino all'altra. Come? Fratellini. Bravi. E non usciamo dei bordi. Non usciamo dei bordi e poi col dito ripassiamo sopra per omogeneizzare il tutto. Forza Ombri, dai! Adesso inserisco il super turbo. Tutta la faccina rosa. Piano piano, senza calcare. Benissimo, finito di fare tutta la facciona, facciamo il vestitino. Un bel rosso e si colora tutto. E la nostra piccola Peppa è pronta per iniziare a giocare con noi. Bravo, ti piace Ombri. Tito? Sì, allora, sei brava. Piano piano, poi correggete tutti gli errori che avete fatto, se siete usciti dai bordi, cancellate meglio le linee della matita che ci sono sulle zampine, insomma, piano piano sistematevelo tutto. Col ditino passate sopra all'interno, così omogeneizzerete sempre meglio meglio i colori e se c'è qualche buchino bianco si camufferà. E basta, io ho insegnato nelle lezioni precedenti a fare il prato, un cielo e i fiori. Quindi potrete ambientare la vostra Peppa Pig in un bel prato con tanti fiori. E magari Tito, mandarci un disegnino, vero? Certo, i disegnini a noi piacciono sempre. E dove ce lo devono mandare? Sulla pagina Facebook, dove trovano il link qua sotto, sotto il video. Nel box informazioni, cercate l'album Il Salvataggio di Colorium e postateci le vostre Peppa. E se riuscite a fare anche George, che è più piccolo ma più o meno uguale, fatelo pure. George al posto di questo vestitino ha una pallina qua sotto, è molto molto semplice, ma lo vedremo. Ditemelo se volete fare anche altri personaggi dei fumetti, altri personaggi dei cartoni. I Barba Papà. Scrivete qua sotto tutti i personaggi che vorrete imparare a disegnare. Bene, questa terza lezione del corso di disegno è una lezione un po' particolare, fuori dalle righe, ma è stata fatta. Adesso però venite di là che vi devo dire una cosa bellissima. Bene bambini, avete visto che è facile disegnare la piccola Peppa? Facilissimo. È veramente veramente facile, basta solo un po' di precisione e disegnare un grande 6. La facciona numero 6. Bellissimo! Quindi bimbi, adesso è giunto il momento quello bello, vero? Sì, il giveaway! Il giveaway! Yeah. Aspettate, aspettate che vado a prendere i regali. Ma dove è andata Ombretta? Eccomi, sto emergendo! Allora, Titino! Eccomi, aspetta! Titino, non cadere! Aspetta. Allora, Titino, mi devi aiutare. Allora, come? Primo premio! Per questo stupendo giveaway. La 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 la
qualunque è una casa piena di albumetto da colorare, colori, timbrini con tutti i personaggi di Peppa. È una casa bellissima, al suo interno contiene 7 timbri in legno e gomma, un tappone lavabile non tossico, 7 pennelli lavabili fila, un album da disegno e il cartoncino pretagliato per le storie di Peppa Pig. Solamente? Di Peppa Pig. Di Peppa Pig! Peppa Pig! Solamente, in più mi rimane anche la casetta cestino. Ti piacerebbe riceverlo? Certamente, ombre! Sarebbe come bellissimo. Si deve fare? No, come si deve fare te lo dico alla fine, perché non è finita qui, ci sono altri premi. Il secondo premio è l'albumetto di Peppa Pig, con bellissimo, tutti i personaggi da colorare! E la storia, e le storie dentro da leggere. E allora, questo albumetto infatti è un album istoriato da colorare con tutti i personaggi e tante storie all'interno che parlano di Peppa Pig. Mentre il terzo premiozzo che mettiamo in palio sono 3 timbrini, un tappone e le matitine per disegnare Peppa Pig. Anche questo è bellissimo. Sono tutti e 3 bellissimi. Ma ti immagini i diari tutti stampigliati con questi timbrini? Non sono fantastici? Bellissimo. Avrete dei diari stupendi, anche se non siete riusciti ad avere il diario di Peppa Pig, potrete stamparne così tante che sarà più bello del diario di Peppa Pig. Insomma, come si fa a vincerli? Come si fa a vincere? È semplicissimo, lasciate 3 commenti sotto a questo video. 3 e non più di 3 commenti. 3 bimbi, 1, 2 e 3. Dove potrete scrivere se vi piace Peppa Pig, qual è il vostro personaggio di Peppa preferito, qual è la puntata di Peppa che preferite. E in più, se vorrete, mandate tanti disegnini sulla mia pagina Facebook. Bello, e io li mandate disegni, bimbi! Tanti, tanti disegni di Peppa, eh? E allora, tra tutti coloro che scriveranno il commentino qua sotto, io estrarrò 3 fortunati vincitori. Tre bimbi! In ordine cronologico, le 3 persone che usciranno vinceranno la casetta, il libriccino e i 3 timbrini. Quindi bimbi, in bocca al lupo! E naturalmente bisogna essere iscritti al canale Arte per Te, Quindi bimbi, fate iscrivere mamma e papà! Vi lascio anche nel box il giorno di chiusura del giveaway, perché ancora non ci sto pensando quando farlo. Quando lo chiudiamo, Tito, questo giveaway? Il video oggi è il 19! Facciamo il 29? 29, ok. Dai, facciamolo durare 10 giorni. Il 29 novembre verranno estratti i vincitori dei premi di Peppa Pig. Nel frattempo, anche su Facebook, fatemi arrivare tanti, tanti disegnini, vero? Sì, dai! Vi aspettiamo tutti colorati. In bocca al lupo, bimbi! In bocca al lupo, bimbi! Divertitevi a disegnare Peppa Pig! Tenete appuntite le matite sempre. E ci rivediamo alla prossima! Ciao! Da Ombretta, da Tito e da Arte per Te è tutto! Arrivederci, ciao!